Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Per oggi, per una volta, andiamo a prendere una canzone che è del mio gruppo, degli Emini Lasciat, cioè è un collage che abbiamo fatto con quei pazzarelloni dei miei compagni, saluto Elia e Federico, ovvero Cinzia e Petunia, che sono i nostri nomi di battaglia, io sono Jessica. E praticamente noi suoniamo con il kilt, cambiamo i testi, cambiamo le musiche, le parole e quant'altro. In questo Yamme, che è un brano divertentissimo, a me piace moltissimo suonare perché poi la gente balla, è molto divertente. Praticamente andiamo a mischiare la canzone YMCA dei Village People con il brano tradizionale Funiculi Funicula. Andiamo a mischiare un pochettino i ritmi e soprattutto le parole. Quindi andiamo a vederlo insieme. C'è un'introduzione, ti faccio vedere chiaramente, qua la parte da so perché l'ho fatta io, quindi sarà esattamente quella. Praticamente all'inizio iniziamo con un do diesis, faccio degli accordi che poi è un power chord. C'è questa cosa qua. In pratica faccio do diesis, sol diesis, do diesis a power chord, quindi tre corde insieme. Colpisco con l'indice partendo dall'alto e scendendo giù, ottenendo questo suono, e poi vado a ribattere. Quando cambia accordo, poi lui va su un fa diesis e io armonicamente vado a fargli un rivolto. Tengo il do diesis al basso, tolgo il mignolo, vado a fare do diesis, fa diesis e do diesis acuto. Ok? Quindi passo da questo a questo. Questo per seguire gli accordi. Proviamolo insieme. Due volte. Cambio accordo. E poi parte la strofa. Non ci sono grandi, grandi pezzi. Qua c'è la strofa che adesso vediamo e poi il ritornello che viene suonato tutto dance. Nella strofa invece abbiamo questa alternanza tra accompagnamento dance con l'ottava. E dove dimezziamo il tempo e andiamo a accompagnare tonico e quinta appoggiando gli accordi. Te lo faccio vedere. Secondo accordo. Terzo accordo. Scaletta. Ok, quindi gli accordi noi abbiamo fa diesis. Poi appoggiamo fa diesis e do diesis, poi andiamo sul re diesis, appoggiamo accordo. Qua sul si invece teniamo l'accompagnamento in due, con la tonica e quinta, si, fa diesis, e poi facciamo questa scaletta. Te la faccio vedere come tasti, così è la cosa più facile. Quattro dita, quattro tasti, corda di sol, tasto 1, poi cambiamo corda con il mignolo, tasto 4, 3, 1, cambiamo corda, 4, 2. Ottimo esercizio, se hai fatto un po' di esercizi sulle scale a mano aperta, questo è un ottimo esercizio. Andiamo a suonare la nota sol diesis, fa diesis, fa naturale, re diesis, do diesis e si, ok? Vedila anche a livello geometrico, ti può essere più facile che pensare proprio alle note. Questa è la scaletta che c'è nell'originale, in YMCA, c'è questa scala che va a lanciare il ritornello. Nel ritornello abbiamo sempre quattro accordi: il fa diesis, il re diesis, il sol diesis e
e il do diesis. Per avvicinarci a un nuovo accordo, tranne poi sull'ultimo, io lo faccio in questo modo. Anzi, te lo faccio prima sentire, poi andiamo a vederlo insieme. Secondo accordo. Terzo accordo. Quarto. E ritorno sul primo. Cosa ho fatto? Un accompagnamento dance con l'ottava. Mi raccomando, l'ottava io la suono sempre molto molto staccata, anziché che secondo me perderebbe tiro, invece la stacco sempre molto. Anzi, a volte la raddoppio anche. Okay, tecnicamente è abbastanza difficile questo, però al massimo inizia a farla pulita. Per passare agli accordi uso un doppio cromatismo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Quindi sul 3, 4 vado a mettere questi ottavi che fanno un doppio avvicinamento cromatico. Quest'idea qua la uso anche quando cambio poi gli accordi. 3, 4, 1, 2, avvicinamento e l'accordo giusto è questo. Poi vado in do diesis e per tornare al fa diesis uso la scala do diesis, si, la diesis, sol diesis per ritornare al fa, ma sempre con l'ottava sopra. Ok, divertentissima anche questa. Esercitati, devi chiaramente sempre andare con l'indice sulle singole note. E voilà, il pezzo è praticamente tutto qua, perché poi va a ripetere di nuovo a blocchi fino alla fine. Quindi questa versione qua la trovi già senza basso, anche se Moises lo fa sentire un pochettino qua sopra il basso, perché probabilmente va a prendere alcune frequenze che non è riuscito a tagliare, però gli accordi vengono presi. Se ti fa piacere tirartelo giù, sicuramente ti divertirai. Quindi ci vediamo al prossimo video. Fammi sapere se conoscevi gli Emilia Chat, vagli ad ascoltare su Spotify, ci sono i nostri brani, o se sei in zona vieni a sentirci in concerto. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Sulla funicula.